Dottor Alberto Golinelli, direttore del Centro Ricerche Studi Amplifon, che sta inaugurando il calendario 2018 dei corsi di formazione. Quali sono, dottore, i temi su cui avete puntato l'attenzione quest'anno? Allora, è un'ottima domanda. Quest'anno noi abbiamo voluto puntare sull'innovazione e quindi abbiamo cercato di dividere questa innovazione in due filoni. Uno è l'innovazione di contenuto e l'altro è l'innovazione didattica. Guardiamo l'innovazione di contenuto prima di tutto. Per arrivare a innovare il contenuto abbiamo deciso che dovevamo chiedere alla classe medica quali fossero i temi più importanti per la stessa classe medica. E fra i temi che sono venuti fuori, che non avevamo mai trattato, sono usciti prima di tutto le tematiche di tutta quella che è la parte dell'imaging. È evidentemente un elemento molto sentito, soprattutto dagli ottorini che si occupano del territorio, e quindi questa è stata la prima richiesta. La seconda richiesta è stato un altro contenuto che onestamente non ci aspettavamo, che è stato quello relativo alla relazione medico-paziente. Come sviluppare al meglio questa relazione evitando di incorrere in problemi. Il terzo punto dell'innovazione, che per noi non è stato così innovativo, è stato quello relativo a tutta la parte di audiometria protesica. C'è stato proprio richiesto esplicitamente. Quindi questo è un blocco di 3 corsi che noi abbiamo messo in catalogo, sponsorizzandoli ovviamente. Anzi, questi sono sponsorizzati ma non sono accreditati. Poi l'altro filone di innovazione è stato il filone dell'innovazione, diciamo, più didattica. Quindi abbiamo cercato di capire quali fossero le aziende più innovative e abbiamo trovato una partnership che abbiamo siglato per quest'anno per il catalogo con un'azienda che è specializzata proprio nel creare corsi basati sull'interazione virtuale con un paziente, la libertà di discutere questi casi clinici, quindi casi clinici diversi, relativi a diverse patologie, secondo degli alberi decisionali che portano quindi gli studenti, fra virgolette, a prendere delle decisioni relative alla terapia da somministrare a questi pazienti. In funzione di questo poi si sviluppano delle soluzioni che in aula vengono discusse tutte assieme e permettono, da un punto di vista didattico, una ritenzione molto maggiore rispetto ai metodi tradizionali di aula. Abbiamo comunque mantenuto un'offerta di corsi tradizionali e frontali, sempre basandoci su quello che sono state le richieste dei medici che hanno espresso nei vari questionari, e quindi abbiamo creato, in collaborazione con un provider, dei corsi, due, uno sulle OSAS e uno sulla vestibologia, perché sono i due argomenti più sentiti sempre dalla maggior parte degli utenti. Dal punto di vista dei relatori ci sono nomi nuovi o, diciamo, i grandi nomi sono sempre rappresentati? Allora, direi che nei settori di cui abbiamo parlato, vestibologia e OSAS, il professor Casani e il professor Vicini sono nomi più che noti. Per quello che riguarda invece l'imaging, chiaramente una novità per il nostro settore sarà il professor Manara. Sulla parte relazione col paziente è un'azienda specializzata in questo, quindi non ci sono nomi particolari. Per quello che riguarda l'audiometria protesica abbiamo ripreso un corso già fatto con la dottoressa Murri. Sui casi clinici, l'azienda provider che fornirà questi corsi è un'azienda che si è dotata di un suo board scientifico che ha creato questi casi clinici, quindi non c'è una reale primum inter pares, è stato creato e verranno poi tenuti questi corsi in 3 location diverse in Italia, una a Milano, una a Cagliari e una a Roma. Dal punto di vista della formazione scientifica dei medici, qual è il ritorno reale del vostro marchio? Nel senso, voi in passato vi occupavate anche di tematiche che non erano espressamente sull'orecchio. C'è qualche cambiamento, nel senso anche altre aziende si stanno avvicinando alla formazione. Come vede il futuro di questa parte di lavoro? Chiaramente Amplifon è sempre stata leader, tutti i leader aprono le nuove strade, quindi questo è il nostro destino e siamo obbligati sempre a cercare di trovare soluzioni nuove. Il ritorno di queste cose è duplice. Da un certo punto di vista, come lei ha evidenziato,
corsi non specifici sui nostri prodotti o sulle nostre tematiche, sono corsi che creano a mirare l'immagine e a dare un'utilità senza ritorno alla classe medica. Viceversa, corsi tipo quello, parlo di audiometria protesica per fare un esempio, è un corso che cerca di distribuire il più possibile l'informazione relativa a quello che è il nostro settore di intervento, quindi ci sono tutte e due le cose. Dottore, grazie, buon lavoro. Grazie a lei, arrivederci.